Ciao a tutti ragazzi, sono Tummi e benvenuti a questo nuovo video. Questo è un video molto speciale perché vi consiglierò i migliori negozi fisici e negozi online su cui comprare videogiochi usati e poi parleremo anche di videogiochi nuovi, che suona tanto come una campagna pubblicitaria di media shopping. Questo video lo faccio perché mi sono rotto veramente di vedere proposte d'acquisto assurde su alcuni di siti abbastanza famosi, diciamo così, veramente prezzi troppo alti per videogiochi che non valgono quel prezzo. Quindi io vi consiglierò dei siti dove comprare a buon prezzo. Partiamo dalle sedi fisiche, dove potete andare nella vostra città per trovare videogiochi a buon prezzo. Sicuramente la miglior fonte di videogiochi a buon prezzo sono i mercatini dell'usato, o detti anche mercatini delle pulci. Sicuramente ce ne sarà uno nella vostra città, che magari lo fanno tipo di domenica oppure la prima domenica del mese, dipende, dovete solo informarvi, sicuramente ci sarà. E in quei mercatini state certi che su 50-100 bancarelle ce ne saranno almeno una o due che venderanno videogiochi, sicuro. E se non li trovate avete sfiga, però vabbè, ci saranno quasi sicuramente. Questo è il luogo più adatto dove potrete trovare videogiochi usati a prezzi buonissimi. Perché? Perché ci sono un sacco di ragazzi o di famiglie che vendono videogiochi, quindi sono privati, che vendono videogiochi di cui non sanno il valore vero e che vogliono soltanto liberarsene. Quindi, se voi gli fate anche una proposta d'acquisto non troppo alta per comprarvi tutti i loro videogiochi che hanno, state certi che l'accetteranno perché se ne vogliono solo liberare. Quindi questo è sicuramente il miglior modo per recuperare i videogiochi usati a buon prezzo. Dopo che avete girato tutti i mercatini dell'usato della vostra città e avete fatto razzia, potete dedicarvi ai negozi fissi. Il miglior negozio che vende usato e che sicuramente ci sarà nella vostra città si chiama Mercatino dell'Usato e questa è una sede fissa, che per esempio in Torino e provincia ce ne sono addirittura 3 o 4, che io giro frequentemente. Perché? Perché si trovano prezzi assurdi sui videogiochi. Per esempio, io in questi mercatini spesso compro i videogiochi di Pokémon o comunque del Game Boy senza scatola perché li fanno a prezzi buonissimi, 2 euro l'uno, ragazzi, è un prezzo bomba che non troverete da nessun'altra parte. Inoltre vendono un sacco di videogiochi a buon prezzo, anche console, per esempio, Game Boy, Game Gear. Li vendevano tutti a 5-10 euro senza scatola. Ho comprato il NES a 50 euro con la scatola, completo di tutto. C'era anche un Nintendo 64 a 35 euro, sempre con la scatola, completo di tutto. Insomma, ci sono veramente un sacco di cose. Comunque, qui vedete il sito di questo mercatino dell'usato e potrete semplicemente, per trovare il negozio più vicino a voi, fare scegliere la regione, scegliere la provincia e vi dirà appunto quello più vicino. Andateci sicuramente perché hanno veramente tante cose di elettronica e anche di appunto videogiochi che possono veramente interessarvi. Passando ai negozi online, arriviamo a eBay Annunci, il sito più conosciuto penso da tutti voi, penso che non ci sia nessuno che non lo conosce. Qui devi avere un po' la botta di culo per trovare l'offerta buona del gioco che cerchi. Però si trovano, vi assicuro che si trovano e si possono fare buoni affari. Per esempio, cerchiamo Pokémon Blu, incentreremo la nostra ricerca su Pokémon Blu quest'oggi, ve lo faccio come esempio. Andiamo un po' giù, mi sembra di aver trovato una buona offerta. Per esempio questo Pokémon GB, questo ragazzo vende Pokémon Argento e Pokémon Blu senza scatola, quindi questo è anche da valutare, senza scatola, però a 10 euro entrambi, quindi 10 euro ve li dà tutti e due, in più vi dà queste scatoline che sono bellissime, sono difficilissime da trovare, quindi questo per esempio è una buona offerta che vi consiglio. Quindi ci si trovano le buone offerte. Se non volete fare la spedizione, ma lo scambio a mano, potete semplicemente qui cercare la vostra città o la vostra regione, per esempio Piemonte Regione, oppure metto Torino direttamente. Potete cercare anche il vostro comune. Ovviamente il campo sarà più ristretto e sarà più difficile trovare il gioco che cercate, ma sarete certi dello scambio a mano e quindi potrete verificare le condizioni del gioco direttamente. Passiamo a un altro sito su cui si fanno gli affari, subito.it, sito fantastico, qui vi dà obbligatoriamente, dovete scegliere la regione, quindi per esempio io scelgo Piemonte, che è la mia,
Ok, qui potete segnare quello che volete cercare, per esempio mettiamo di nuovo Pokémon Blu. Ecco, ci appaiono un po' di cose e io qui avevo trovato di decente. Cosa avevo trovato? Non avevo trovato niente, esatto. Però qui è dove ho trovato Pokémon Argento boxato a 15 euro, ragazzi. C'è una cosa pazzesca che non mi capiterà mai più. Gli ho avuto veramente la botta di culo incredibile. E qui si fanno affari bellissimi perché potete fare lo scambio a mano, quindi non pagate le spese di spedizione. Perché, per esempio, se qui vedete Torino, io a questo qui lo contatto, gli dico porta, cioè ci incontriamo a, che ne so, la stazione e ci scambiamo. Vedete, consegna a mano o spedizione. Molti offrono anche la spedizione, però in questo caso con consegna a mano il prezzo è solo questo qui, solo 15 euro. E passiamo al sito più famoso di tutti, ovvero eBay Classico. Allora, con eBay Classico c'è da fare qualche puntualizzazione. Allora, su eBay Classico si possono fare due tipi di acquisto: l'asta online o il compralo subito. Cosa vuol dire? Il compralo subito vuol dire che lo comprate subito. Quindi, se c'è questo, per esempio, questo Pokémon Blu, 20, 25 euro, voi comprate a 25 euro più, ovviamente, controllate sempre la spedizione. In questo caso, più 7,50 di spedizione, lo comprate subito e vi arriva. Invece, c'è un'altra modalità, ad esempio questa qui, l'asta online. L'asta online, questo qui è il tempo rimanente dell'asta, 6 giorni e un'ora. Questa è la data in cui finirà, domenica alle 19:45. Questo è il prezzo attuale a cui si è arrivato e questo è il numero delle offerte. Anche qui c'è la spedizione, un po' alta, vabbè. Comunque ci sono appunto il compralo subito e le aste, dove potete risparmiare, penso che l'abbiate già capito, sulle aste. Per settare la visualizzazione solo delle aste dovete cliccare qui e premere asta online. Vedete che ci sono solo più 23 risultati. Ad esempio, ne avevo trovato uno abbastanza buono. Che dov'è? Vediamo, l'avevo trovato. È qui, qua. Che è questo qui. Ecco, Pokémon Blu boxato, batteria ok, salvataggi ok, Game Boy, GBA DS. Questo qui è completo, vedete, ha sia il gioco che la scatola. È un'asta che finirà tra un giorno e un'ora. Sicuramente si alzerà di più di 6,50 euro, ve lo assicuro già. Ed è appunto con la scatola e col gioco. Questo è un ottimo prezzo su cui potreste offrire, almeno io offrirei. Adesso non so se ho i fondi necessari, però io offrirei sicuramente. Vedete, a 7 euro di spedizione, un po' altina, però vabbè. Vedete, per esempio, questa qui è un'ottima asta su cui offrire. Qui si potrebbe offrire fino a 15, anche sì, 15-20 euro anche. Perché è comunque completo, come vedete, con la scatola e il gioco. Ma ne potete trovare molte altre. Basta cercarle, dovete solo scorrere tutte le pagine. Bastate che scrivete il nome del gioco e scorrete tutte le pagine. Ricordatevi di mettere asta online perché con le aste si risparmia. Ok, con questo abbiamo finito il discorso sui giochi usati, quindi come ve li ripeto velocemente, i migliori posti dove comprarli sono i mercatini dell'usato della vostra città, il mercatino dell'usato, il negozio, eBay annunci, eBay normale e subito.it. Ma passiamo al nuovo, e per il nuovo c'è uno dei migliori siti degli ultimi tempi, ovvero GamePal.it, che altro non è che un portale che vi manda ad altri siti. Vedete qui tutte le offerte, qui vi dà le offerte dell'ultimo periodo, del momento, diciamo che scadranno a breve. E qui per esempio potete notare BioShock Infinite a 18 euro. Voi andate sul negozio. E vedete che il negozio in questione, in questo caso, è Amazon.it. Però cioè, ci sono anche altri negozi, per esempio Castlevania. Ecco, qui è Zavvi, che Zavvi lo vedremo dopo come sito. Vedete, vi dà i prezzi migliori sulle offerte migliori sugli ultimi giochi. Per esempio, guardate Dark Souls 2, 30 euro, sempre su Zavvi. Deus Ex, 12 euro, questo su Amazon.it. Vi calcola già il prezzo in euro, quindi se fosse un sito UK non dovete avere magagne a trasformare le sterline in euro. Ed è veramente un ottimo portale perché così potete cercare il gioco che più interessa a voi. Potete anche cercarlo da qui direttamente. Vabbè, adesso penso che con Pokémon gli unici. No, non ce ne sono, ecco. Però vabbè. Ma passiamo a parlare del miglior sito UK da cui comprare videogiochi, ovvero Zavvi.com. Per esempio, andiamo a vedere i giochi della Wii U. Ok, best selling.
Ok, perfetto. Qui vi fa vedere praticamente in questa videata, che ne so, prendiamo uno, ecco Sonic, che risparmiate parecchio. Sonic All Star Racing Transformed Limited Edition addirittura. Vi dice il prezzo, ovvero 19,05 euro. Save 44, questo vuol dire quanto risparmiate, quindi risparmiate 45 euro. Beh, non è sempre vero, non è sempre così tanto, però state sicuri che state risparmiando questo prezzo. Cosa vuol dire invece questo bollino qui? Multibuy. Multibuy è una cosa fighissima che fa Zavvi, ovvero praticamente potete selezionare due giochi che hanno la scrittina Multibuy, per esempio, che ne so, prendete, adesso non so più dove è finito Sonic All Star Racing, però che ne so, prendete Lego Batman Wii U e Metal Gear Solid HD Collection, che come vedete uno costa 16,50, l'altro costa praticamente 18, quindi il prezzo dovrebbe essere più di 30 euro, e invece se li prendete tutti e due li pagate soltanto 25. Quindi potete mischiare anche di diverse console due giochi e li pagate soltanto 25, che abbiano appunto questo simbolo qui, multibuy. Quindi ho un risparmio ancora in più praticamente. Quindi questo è uno dei migliori siti, forse il migliore su cui vi consiglio di comprare. Ultimo ma non ultimo, vi consiglio i negozi fisici dove comprare videogiochi nuovi. I migliori negozi sono in generale negozi di elettronica, tipo Saturn, tipo Media World, tipo Trony, questi negozi qui. Ma perché? Perché fanno spesso offerte. Per tenere d'occhio le offerte vi consiglio questo sito, ovvero Centro Volantini. Un solo centro, tutti volantini, come leggete, dove potete semplicemente andare su volantini, selezionare la categoria che vi interessa, per esempio elettronica e computer, ecco, era già selezionata, filtrare la regione, per esempio mettiamo Piemonte per quanto mi riguarda, ecco, e troviamo, vedete, Saturn. No, questo no. Media World, Trony, come vi ho detto, uno dei più convenienti secondo me, che fa spesso buone offerte, è Saturn. Che cazzo è sto suono? Ecco, vedete, filtrando vi appaiono i volantini della vostra regione di negozi di elettronica. Per esempio, prendiamo Saturn, che secondo me è uno di quelli che fa più spesso buone offerte. Magari adesso non c'è niente, ovviamente, però non si può mai sapere. Andiamo avanti, fa tablet, ce ne frega niente. Ok, ecco, vedete, ad esempio qui c'è il 2DS, zoomiamo un po'. Il 2DS con Mario Bros 2 con robe in più, a 129 euro, che è un prezzo abbastanza buono. Ecco, vedete, qui ci sono gli Skylander, qui ci sono giochi a partire da 12,99, vedete Inazuma, Pokémon, Tomodachi Life, Tetris, comunque tutta roba buona. E il bello è che appunto questi volantini si aggiornano ogni tanto e dovete tenere sempre d'occhio la data di scadenza, vedete qui c'è sempre scritto dal al la validità. Qui vediamo ad esempio anche Media World, un altro che fa spesso buone offerte. Comunque controllateli spesso perché vi capiterà di trovare buone offerte per videogiochi nuovi. Ora vi dico solo due piccole informazioni su dove non comprare videogiochi usati e nuovi. Allora, dove non comprare videogiochi nuovi non posso che menzionare la famosa catena di videogiochi che inizia con la G e finisce con la P. Per quanto riguarda invece i retro games, vi consiglio di non, cioè non vi consiglio di comprare nei negozi appositi di retro game, a meno che non state cercando la perla che vale 200 euro, 300 euro. Vi sconsiglio di comprare giochi lì perché vi alzano parecchio i prezzi e perché ci giocano molto su questo fatto e vi fanno pagare giochi che magari varrebbero 5 euro, ma li fanno pagare 20. Ok, detto questo, io ho finito il mio video consigli acquisti per voi. Spero che vi sia piaciuto, spero che vi abbia invogliato a comprare qualche retro games almeno. Comunque vi abbia consigliato bene. Controllate spesso questi siti che vi ho detto, ve li lascio ovviamente tutti in descrizione. E quindi, che altro vi posso dire se non, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e io vi saluto. Ciao!